cominciato col sport perché mi ha fatto male una volta sul lavoro. Il dottore mi ha detto che per il ginocchio devi fare un po' con la bici, no? Poi ho incominciato qua e poi ho visto che andava molto bene e poi si inizia pian piano con una garetta e poi è andato così avanti, no? La mia giornata incomincia alle 6 di mattina, vado in stalla, faccio il mio lavoro in stalla e poi vado a lavorare, poi alle 1 fino alle 5, 5 e mezza, dipende un po' come il lavoro, poi vado a casa di nuovo, vado di nuovo in stalla, faccio il lavoro e poi dopo mi alleno. Mi alleno in estate sempre a casa mia vicino, no? Perché così non serve la macchina. Parte da casa mia, corri su Alpi di Siusi o qua parliamo di un'oretta e mezza. Il mio stile è partire subito a tutto, no? Per arrivare nei primi, no? Io mi alleno anche così, posso dartelo quei mezz'oretta, 40 minuti, tutto, no? A me mi serve sempre la testa che apre il motore e non lascia scalare, no? Durante la gara conta sicuro il fisico e anche la testa, ci vuole anche proprio in ordine, ci vuole proprio tutti e due cose che fanno proprio bene, no? Se no non fai una gara proprio 100%. Sono sempre quei momenti dove sei proprio, dove pensi che adesso devi scalare un po' col ritmo così, ma prima e poi vanno via anche quelli e poi ci vuole un po' la testa dura anche un po', ma se no non fai mica questa fatica per niente. Quando puoi andare fuori a correre vuol dire che con la salute sei a posto così e questo non è normale in quel mondo, no? Per quello è sempre bello andare fuori a correre, anche quando non fai più gare. Io vi dico sempre, quando vai ancora a correre, allora vuol dire che sei ancora vivo.